uno dei nostri imprenditori. Lo sport come ambasciatore dell'Unicef nel Fermano. Lo ha voluto al suo fianco il CSR Tirassegno 95 per il primo trofeo Città di Fermo dedicato agli esordienti. Grande festa di sport e solidarietà per la conclusione del primo torneo Città di Fermo Memorial Andrea Isidori, organizzato dal CSR Tirassegno 95 in collaborazione con l'Unicef. La competizione, riservata ai giovani calciatori della categoria esordienti, ha visto affermarsi la Spes Valdaso, che ha battuto in finale la casalinga AFC Fermo. La squadra padrona di casa si è attestata al quarto posto, dietro la Futura 96. A tutte le 8 squadre partecipanti è andata una targa ricordo offerta dalla Camera di Commercio di Fermo. La Camera di Commercio, una componente importante in questa manifestazione che viene coniugati sport e solidarietà. Sì, la Camera di Commercio, che naturalmente attraverso anche le proprie aziende, perché queste iniziative vengono quasi sempre di concerto con l'imprenditoria del territorio, ma è indubbio che l'impresa significa anche sociale, significa attenzione all'Unicef, a queste situazioni che vengono supportate, e devo dire anche qui lo sport ha un significato particolarmente importante, e cioè lo sport che significa crescita dei giovani, dei ragazzi, e si sposa con la solidarietà. Credo veramente che esserci sia un onore per la Camera di Commercio, ma per il mondo dell'imprenditoria. L'evento, fortemente voluto da tutta la società sportiva, è stato dedicato al presidente recentemente e prematuramente scomparso, Andrea Isidori, al quale è succeduto la sua compagna Orietta Baldelli, che si ripropone di proseguire la sua opera con passione e rigore. Sì, io immeritatamente sto sostituendo Andrea Isidori, che è stato un presidente molto amato da questa società, soprattutto per le sue idee, per la volontà che non era mai doma di avere per il Tirassegno un campo sportivo, ma non solo un campo sportivo, ma un complesso idoneo ad accogliere i ragazzi e che fosse molto utile per la crescita di questi ragazzi, per non lasciarli, come diceva lui, in mezzo alla strada o davanti al computer o davanti ai giochi elettronici. E quindi portare avanti questo suo sogno. So che adesso ci sarà il lavoro da fare, il lavoro più grande, però intanto il primo sogno di Andrea, che era quello di mettere in piedi questo torneo con la scuola calcio, la tanto desiderata scuola calcio, e finalmente ottenuta, lo stiamo portando in porto. Purtroppo lui non c'è a godere di questa giornata, e noi siamo qua e lo ricordiamo in questo modo. Grande la soddisfazione dei giovanissimi calciatori, emozionati di giocare nello stadio cittadino in cui gareggia la Fermana, ed orgogliosi di essere stati premiati dalle massime autorità politiche e sportive sul territorio. Non sono voluti mancare infatti il prefetto Emilia Zarrilli, che ha applaudito una così bella iniziativa, come il sindaco di Fermo, che ha consegnato il premio alla squadra campione. Ma uno stadio che si apre a un'iniziativa sportiva che vede come protagonisti bambini e giovani, ma che coniuga il momento dello sport con quello della solidarietà, perché sappiamo che in questa serata è dedicata all'Unicef e a quello che verrà raccolto è destinato, diciamo, a bambini che non hanno quello che possiedono i nostri. E la rete solidale penso che sia fondamentale in questo momento e dà, secondo me, una maggiore valenza all'attività sportiva. Un rapporto, quello del CSR Tirassegno con l'Unicef, che dura ormai da molti anni, tanto da farlo considerare un referente sul territorio. Sì, è una partnership che dura ormai da diversi anni. Il Tirassegno collabora con noi da almeno 5 anni per tutte quante le nostre campagne, a cominciare dalla campagna Orchidea, la campagna Pigotta, i mercatini di Natale. È una partnership molto intensa e molto sentita da parte del Tirassegno. Un grazie anche dal responsabile nazionale dell'Unicef, che ha sottolineato come grazie ad iniziative come questa si riescano a salvare tante vite. Una festa bellissima, un'iniziativa davvero importante che l'Unicef accoglie.
con grandissimo entusiasmo. La nostra battaglia questa sera idealmente è la battaglia di questa bellissima organizzazione sportiva, Tirassegno 95, che come dire, dedica ai bambini di quali ci occupiamo ogni giorno questa bellissima raccolta fondi. 22.000 bambini al giorno purtroppo muoiono per cause curabili o prevenibili e quindi noi abbiamo deciso di iniziare questa grande campagna che si chiama Vogliamo Zero e che sta riscuotendo un grandissimo successo. E oggi viene dedicata proprio a questa campagna Vogliamo Zero questa bellissima partita di calcio per tutti quei bambini che purtroppo ogni giorno muoiono, sono 22.000, lo abbiamo detto, e il dramma, la cosa più grave è che muoiono per cause prevenibili o curabili, cause come la malaria, come il tetano, come la polio, come la diarrea, tutte cause che noi nel nostro mondo occidentale così bello e dorato abbiamo sconfitto e che invece per moltissimi paesi, in particolar modo quelli dell'Africa occidentale, purtroppo sono ancora oggi dei motivi di morte quotidiana. E quindi doppiamente appuntamenti come questo ci aiutano e ci danno una grandissima forza per quello che stiamo facendo.